Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico Pippin on the road. Cazzo, quella luce mi sta calata all'improvviso. Vabbè, poco male. Ho appena acceso la luce dell'abitacolo, non c'è nessun problema. Allora, oggi ci facciamo un altro ennesimo clippino sul cinema. Parliamo di cinema perché ho visto qualche giorno fa un film che mi incuriosiva non particolarmente, poi adesso vi spiegherò il motivo. Un film che secondo me, mentre lo stavo guardando, pensavo, questo qui è un film un po' nella media, un po' quei film un po' così insipidi, le carne del pesce, non so se farò il clippino o meno. Poi invece dopo, avendoci pensato un po' meglio, avendoci ragionato su dopo la visione del film, avendo visto gli speciali, l'intervista alla protagonista, alla regista, perché qui è un film, sto parlando di un film, c'è una regista donna molto, molto brava, secondo me è molto talentuosa, non conoscevo, ma dal punto di vista della regia ha fatto un ottimo lavoro. Sto parlando di un film, sto parlando di questo, svegliamo subito le carte, non ti resta, tanto dei preamboli che durano dei minuti, sto parlando di questo, di Revenge. Bene, questo film qui è un film francese del 2017, ma che da noi credo, non vorrei dire una cazzata, ma credo che sia uscito nei cinema nostri l'anno dopo, nel 2018, quindi l'anno scorso, se mi ricordo bene, sì, nel 2018 da noi. Film francese, diretto da una donna, adesso non ricordo esattamente il nome, ma perché mi incuriosiva quel film qua? Quando vidi la prima volta il trailer mi incuriosiva perché la protagonista di quel film qua è l'attrice italianissima Matilda Luzzi, che sicuramente al 100% di voi che state guardando il clippino vi domanderete: ma chi cazzo è Matilda Luzzi? Io non l'ho mai sentita. Infatti sono d'accordo con voi, Matilda Luzzi è un'attrice italianissima che ha deciso di lavorare all'estero. E lei mi pare che abbia esordito, o comunque se non è stato un esordio, è stato il suo ruolo, il suo primo ruolo molto importante, perché cazzo, lei è la protagonista di Ring 3, del film Ring 3, da noi l'ha chiamato Ring 3, in America si chiama Rings, con l'S finale che sta al plurale, anelli, ed è appunto il seguito di Ring 2. E cazzo, io mi ricordo che quando vidi il film, sto parlando di Ring 3, che da noi, se non mi sbaglio, non è mai uscito al cinema, è uscito solamente unicamente per il mercato home video, poi cazzo io amo la follia, i primi due film, che sono, ricordiamo, sono dei remake americani di una lunga saga giapponese, che però secondo me quelli giapponesi, figa, mi fanno schifo il cazzo, non fanno paura neanche, ma neanche per il cazzo, invece gli americani secondo me hanno saputo riscrivere un po' la storia e renderla veramente inquietante, veramente orrorifica. Poi vabbè, sono gusti. Mi ricordo quando vidi il film Ring 3, io non sapevo che l'attrice protagonista fosse italiana. Infatti poi dopo, guardando gli speciali, figa, vedendo l'intervista ai vari attori, è quando c'era lei e viene fuori che è italiana, italianissima, tra l'altro parla anche in italiano nell'intervista degli speciali del film Ring 3, no? Perché appunto è una cosa che probabilmente quando fecero la campagna pubblicitaria per il film volevano far sapere che l'attrice protagonista, la ragazza protagonista del film, era di origine, era un'attrice italiana. E quindi ci rimasi di stucco, perché figa, era brava, non mi sembrava assolutamente un'attrice italiana. Di solito, cioè, sappiamo che i nostri attori quando lavorano all'estero si fanno un po' riconoscere, no? Abbiamo degli attori bravissimi come Favino, Mastrandrea e quant'altro, però quando li vediamo inseriti a forza in delle produzioni americane, hollywoodiane, c'è qualcosa che un po' stride, no? E si fanno riconoscere. Invece mi ricordo che Matilda Luz in Ring 3, che è la protagonista proprio del film, non avrei mai immaginato che fosse un'attrice italiana. E da lì ho conosciuto l'attrice, mi sono un po' informato, e quando ho saputo che era anche protagonista di questo film qua francese, ho voluto assolutamente vederlo.
no, non sono andato a vederlo al cinema perché il film, il trailer del film sembrava un film un po' minore, un po' costato molto meno, un altro genere di film, non certo un film hollywoodiano come può essere appunto Ring 3. E quindi ho pensato, lo prenderò in Blu-ray, lo guarderò per il mercato un video, vaffanculo. E l'ho visto appunto 2-3 giorni fa, e diciamo che Revenge, ovviamente dal titolo si tratta di un Revenge movie, però è un film, secondo me, che vuole, la regista vuole omaggiare molto, secondo me, il genere pulp in stile Tarantino. Infatti è un film che, cioè, dove c'è dentro molto splatter, molta violenza, la regia ricorda molto la regia un po' impazzita, un po' particolare, che può essere appunto la regia di Tarantino, no? Lo stile di regia che ha anche lui nei suoi film. E quindi secondo me Revenge non è un film assolutamente indimenticabile, assolutamente, è solamente un film pienamente sufficiente. Non sto qua a dirvi che è un film della Madonna, sapete, perché sto facendo un pippino. No, è un film più che sufficiente, fa il suo lavoro, è una produzione, ha avuto pochi soldi, il cast sono 4 attori, c'è lei che è la protagonista, ma ci sono altri 3 attori maschili. È un film che fa il suo dovere, ma ripeto, quantomeno datti un'occhiata per questi due motivi qua, perché in primis abbiamo un film che è un action movie fatto anche piuttosto bene, secondo me, dove la protagonista, cazzo, assoluta è una nostra attrice italiana, è molto brava, cioè lei fa il suo lavoro, non ho da dire. E poi perché secondo me questa regista qua francese, che adesso mi sfugge il nome, non sto neanche a guardare sulla copertina perché se è buio sarà scritto in piccolo, sicuramente non riuscirei neanche a leggerlo, ma andatevi a informare, poi trovate subito. È molto brava, secondo me la regia di quel film qua, secondo me, è una delle cose che lo rende un film pienamente sufficiente, con uno stile ben preciso, che vuole omaggiare un po' i film di genere, di quel genere lì, soprattutto, ripeto, il genere pulp splatter, e secondo me funziona. Mi è rimasta impressa un bellissimo piano sequenza piuttosto lungo, durerà 5 minuti buoni, verso la fine del film, piano sequenza della telecamera che segue uno dei personaggi all'interno di una casa, senza mai fare stacchi, molto 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 bella quella sequenza lì. Ma poi anche tutto il film, spalmato in tutto l'ora e mezza del film, ci sono delle belle trovate di regia, molto stilose, molto particolari, con una sonora molto interessante, molto pompata, molto che strizza l'occhio la musica elettronica, ma neanche poi tanto, però che gli fa il suo lavoro. Secondo me begli effetti prostetici, essendo un film un po' che mangia palpi, sono sparatorie, ferite, sangue che scorre a fiumi, e quindi viene fatto un bello sfoggio di trucco, di make-up, di effetti prostetici, sono fatti bene, niente da dire. Alcuni forse sono un po' troppo esagerati, secondo me hanno un po' calcato troppo la mano, ma secondo me è una cosa voluta, perché vuole essere un film, a detta anche della regista stessa, se poi guardate comprate il film originale, se comprate film originali, non fate cazzate di scaricare, guardare roba pirata, se invece amate il cinema, comprate roba originale, chiuso parentesi. A detta della regista stessa, è voluto l'estremo irrealismo del film, perché poi quando vedrete il film vi farà da pensare, ma che cazzata, è una stronzata, è una roba impossibile, ma è una cosa voluta. Anch'io ho storto il naso per la prima parte del film, poi però sono entrato nell'ottica, poi ho trovato conferma poi nelle parole della regista, che lo dice lei stessa, che comunque lei non voleva assolutamente fare un film realistico, ma voleva fare un film artistico, voleva seguire la sua visione, e quindi ci sono dei passaggi, delle scene che per forza di cose sono assurde, ma anche nei film di Tarantino le sparatorie, le robe lì sono assurde, basta guardare i 2 Kill Bill, cioè sono assurdi, non sono realistici, però il fulcro di quei
di film lì, di questo tipo di film qua, di genere, è proprio quello di dare la priorità all'aspetto artistico, no? Del film che si sta facendo, non all'aspetto radiesco. Quindi ci sta, è una cosa voluta e ci sta. E quindi niente, torno a fare l'idea della copertina, ve lo consiglio, datevi un'occhiata, magari compratelo, magari quando lo trovate a con un forte sconto, magari a 7,90, massimo 9,90, perché non è un film, è difficilmente un film che poi vi viene voglia di rivedere, però secondo me, ripeto, adesso che lo sapete, che c'è un'attrice italiana, che è italianissima, poi guardate gli speciali, lei parla proprio italiana, è proprio italianissima, lei ha solamente scelto di lavorare all'estero, ma ha fatto bene, perché vista la qualità media dei film che i produttori italiani comunque fanno con i nostri attori italiani, che alcuni sono anche veramente molto talentuosi e molto bravi, quantomeno trovo giustificato il fatto che gli attori italiani bravi preferiscono andare a lavorare all'estero, va bene, appoggio in pieno. E adesso sono curioso di vedere, di seguire un po' la carriera di questa Matilda Lutz qua, che secondo me dopo Rings, che era in trend in italiano, e dopo questo Revenge qua, secondo me veramente un'attrice interessante, veramente che si sa calare in film stranieri, hollywoodiani, in questo caso qua un film francese, ma in film di qualsiasi genere, perché parliamo di Ring 3, un horror, è un action movie, e quindi cioè, è brava, molto brava, datemi un'occhiata, datemi una possibilità, fatemi sapere. Boh, consiglio ve l'ho dato e vi rimando a un prossimo clippino on the road.